sei qua, grazie. Sei qua, grazie. Sinistra, grazie. Gusto preferito, abbiamo già... Vaniglia, senza dubbi. E come fa uno sportivo come te a conciliare questa voglia? Esattamente, è stato per quello che ho fatto questo progetto, perché... Come ho detto prima, per me la cosa più importante è che il mio focus e la mia focalizzazione rimarrà sempre sulla Formula 1, però è un progetto e soprattutto un prodotto che amo così tanto. Da quando sono bimbo guardavo le gare di Formula 1 sempre con un gelato non lontano, e ovviamente crescendo le responsabilità aumentano e si guarda tutto per andare a cercare il millesimo in pista. Però concederti un piacere certe volte è importante, e il gelato è sempre stato la cosa che mi piace tantissimo. Con quel prodotto siamo riusciti a avere un prodotto soprattutto, come ho detto, buonissimo, ma anche a basso apporto calorico, che era ovviamente una missione super importante per me, ma non solo, anche parlando con i miei familiari, i miei amici, è un problema che non pensavo, però che tanti incontrano, e comunque il senso di colpa quando arrivi al dessert è sempre lì, che tu sei un pilota di Formula 1, anche una persona che non ha niente a vedere con la performance in pista. A Milano. Ecco, se la Ferrari fosse un gelato, che gusto sarebbe? Come ho detto prima, adesso, visto la situazione, ora forse il chocolate crunch che abbiamo, perché è croccante, siamo in una spirale positiva, quindi quello. Come, oltre al gelato, come si articola la tua dieta? Molto variata, super variata. Quello è il challenge che ho messo al mio dietetico, perché non mi piace tanto la routine. La routine è importante quando sono sui Gran Premi, perché comunque bisogna mangiare a una certa ora, non possiamo sperimentare più di tanto nei Gran Premi, e la routine è importante su quello, perché devo essere al 100% una volta che arrivo in macchina. A casa provare a sperimentare più cose possibile, quindi è difficile andare nel specifico perché non c'è un ingrediente che mangio più che altro, però tanta verdura ovviamente, proteine. Dopo si gioca con i carboidrati sulle fasi dove si vuole prendere un po' più di massa muscolare, o anche sui Gran Premi ci sono un po' più carboidrati per recuperare più veloce, invece fuori dei Gran Premi si taglia spesso per abbassare un po' il peso. Quanto gelato puoi mangiare alla settimana? Questa è una domanda difficile, non conto quando lo mangio, è sempre un momento di puro piacere. Ovviamente ci sono le sere dove nella dieta sono più libero, altri dove più ristretto, però nelle cene dove sarò più libero avrò ancora più libertà adesso di poter mangiare il mio gelato. Però apporto basso calorico, ridotto di calorie, e ci siamo messi intorno a un tavolo e subito siamo partiti con quell'idea, che all'inizio sembrava molto difficile, ma anche con l'aiuto di Guido siamo riusciti ad avere un gelato buonissimo con calorie basse. Carlos ci lasciamo andare certe volte perché bisogna. Un'altra cosa, è un argomento che ti è molto caro in questi giorni, la finestra di utilizzo per questo gelato qual è? La temperatura? La temperatura più freddo che potete, lasciatelo riposare prima di mangiare, però quello è un bilancio che potete trovare, come io in qualifica che sto cercando il bilancio giusto con le gomme, potete provare a casa per trovare il bilancio giusto per avere la consistenza che volete. Hai detto che ne darai un po', ne farei avere un po' ad Iceman, giustamente, ma Verstappen che gelato vogliamo offrire? Alla camomilla, alla passiflora, che si tranquillizzi un po'? Ma no, abbiamo un buon rapporto, e alla fine quello che mi interessa è batterlo in pista fair and square, e quello è su quello su cui stiamo lavorando, quindi gli darò anche il gusto che lui gli piace e dopo proveremo a batterlo comunque in pista. Traballanti, però adesso sto iniziando anche a...